in collaborazione con UNESCO, l'Astigiano candidato a patrimonio dell'umanità. Il Palio 2012 non ha deluso le attese. Con il pienone sulle tribune, le tre batterie sono state molto appassionanti. Nella prima passano San Marzanotto, San Pietro e San Lazzaro, con vivaci proteste nei confronti di San Marzanotto, che doveva partire dietro ma che era in prima fila, e forti recriminazioni da parte di Tanaro, il cui cavallo al momento del via era voltato. Nella seconda batteria accedono alla finale Baldichieri, Moncalvo e San Secondo, con il pubblico di questi ultimi a sfottere Tanaro rimasto fuori. Nella terza batteria passano invece Torretta, Santa Maria Nuova e San Martino San Rocco. Si va dunque alla finale in un clima di nervosismo fra i fantini, per di più con il mossiere che non può più permettersi di sbagliare dopo la disastrosa prima batteria. Vengono date 8 false partenze, 2 ammonizioni a San Pietro ed una a San Martino San Rocco, che sarà fondamentale. Infatti alla nona partenza, quella buona, San Martino San Rocco sfrutta la rincorsa e scatta in testa. Alle sue spalle, dopo la prima curva, spunta Torretta. I due borghi guidano decisi la testa del gruppo, la lotta è serrata alle loro spalle fra Moncalvo, Baldichieri e Santa Maria Nuova. Fila tutto liscio, Torretta non riesce ad impensierire più di tanto San Martino e l'esperto bucefalo Maurizio Farnetani, 54 anni, forse al suo ultimo palio, porta al trionfo San Martino San Rocco. Per bucefalo è l'ottavo palio in 27 partecipazioni ad asti, per San Martino San Rocco una vittoria attesa a 27 anni. Piazza d'onore per Torretta, e al terzo posto la spunta Baldichieri su Moncalvo e Santa Maria Nuova. Seguono San Lazzaro, San Secondo, San Marzanotto e San Pietro, a cui va l'acciuga. Il sindaco di Asti Fabrizio Brignolo e l'assessore al palio Alberto Pasta consegnano il palio dipinto dal giovane di Carmagnola Diego Lagrosa alla rettrice Franca Sattanino, che esprime tutta la sua incontenibile gioia. Potrei chiedervi, ditemi che è vero, no! Ma io guardo qui davanti e mi rendo conto che è vero! Finalmente è arrivato come doveva arrivare da tanti anni! È una cosa meravigliosa! Il grande cuore bianco-verde questa volta ce l'ha fatta! Grande Bucce! A chi dedicate la vittoria? A tutti i bianco-verdi, alla famiglia sanrocchese, a tutti e a Bucefalo. L'ha voluto e io ho voluto Bucefalo. È stato un palio con i tempi un po' lunghi, ma alla fine è andato tutto bene, non ci sono stati problemi di rilievo e la passione positiva ha prevalso su eventuali polemiche. La giornata era iniziata con la seguitissima sfilata medievale vinta da Santa Maria Nuova con il Calen di Maggio. Oltre 1200 figuranti hanno arricchito il corteo, sceso da Corso Alfieri ed approdato in piazza verso le 15:30. Una rappresentazione dell'epoca medievale ricca di spunti, con cavalli bellissimi e costumi stupendi. Come sempre si sono viste armi ed archibugi di ogni genere, mestieri di un tempo e tutti gli strani personaggi del tempo. Temi tristi e molto festanti, con bambini e bellissime damigelle. È stato uno spettacolare trattato di storia con tante favole e leggende. Tra gli ospiti d'eccezione il ministro della Sanità Balduzzi, invitato dal prefetto di Asti Pierluigi Faloni. Ma ieri qui ad Asti si è anche conclusa a Palazzo Enofila la 46esima edizione del Salone del Vino Duiador, un primo bilancio con 42.000 degustazioni e un 27% in più rispetto all'anno scorso. Pare essere positivo, anche se gli organizzatori dovranno prevedere alcuni provvedimenti in merito alla qualificazione del pubblico, che nel weekend del Festival delle Sagre ha creato un po' di disagi. In ogni caso, i dati definitivi della rassegna saranno resi noto giovedì prossimo alle ore 11 alla Camera di Commercio di Asti. E con questo qui dall'Astigiano è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.
in collaborazione con UNESCO, l'Astigiano candidato a patrimonio dell'umanità.